E ciao a tutti, ci sono sempre io, Colt, e benvenuti in questo nuovo episodio di Banished. Non ho fatto altri progressi off camera, dove ci siamo lasciati la scorsa volta. Non voglio perdere altro tempo. Letteralmente mi avete detto Gold. Sì, assolutamente, 50 nomadi in più. Oh boy, sì, subito. C'è un problema però. Io non sono sicuro di avere abbastanza spazio per tutti. Quindi vedremo. Ci sarà un ipotetico problema per quanto riguarda la stabilizzazione della popolazione. But we don't care. Boiade. Oh boy. Aiuto. Ah. Che errore. Allora, velocemente, cosa abbiamo fatto negli scorsi episodi? Abbiamo costruito due nuovi centri cittadini. Questo e questo con relativi mercati. Credo che a questo punto ci espanderemo ancora per poter mettere tutte queste persone all'interno della città. E sono tanti. Sono parecchi. Boy, oh boy, quanti sono. Allora. Oh. Shish. Facciamo partire subito ancora qualche costruzione. Tipo orchard. Non sarebbe male da fare. Crop field. Subito. Un 20 per un 20 per 16, ok. Ci servono molti più costruttori. Ah, credo che le persone a questo punto non ci manchino. E 50 persone sono senza casa proprio. Direte, Gold, che cosa ti aspettavi? Lo so, tranquilli, assolutamente. Non vi preoccupate. È che spero non sarà problematica questa cosa. Dobbiamo far pulire qua. Non rimuovi strutture. No, rimuovi risorse. Eccolo qua. Facciamo rimuovere tutto qua. Così sappiamo come e dove costruire. Ok. Abbiamo anche parecchi studenti a questo punto. Wow. Allora, vediamo di partire subito con una buona quantità di case. Ah, ok, wait. Grazie. Sì, però le dovreste togliere gentilmente, eh. Va bene, allora, iniziamo qua, così. Sono altre 4K, sì. E altre. E abbiamo un mercante. E va bene. Ci arriveremo. Tanto il mercante non va da nessuna parte se non glielo diciamo noi. No, ok, qua ci siamo. E qua pure. Benissimo. Questa diventerà automaticamente una strada principale. Non c'è nessuno qua? Va benissimo. Allora, stavolta lo facciamo col grano. Perché grano ce n'è. Decisamente ce n'è. Allora, orchard. Cherry. Qua, grano. Uno di quattro. Beh, quanti ne ho messi? Ok, ci sono dappertutto. Dappertutto, sì. Benissimo, 20 persone che devono costruire. Mino care. E che fai? Non ce lo metti in un altro campo? Cos'era, un 19x19? No, un 18x18. Era un 17x17 nel dubbio. No, davvero, quant'era? Era un 17x17. Ah. Il caso proprio. Devono rimuovere tre alberi, che poi in realtà sono funghi, tipo. Cipolle, cosa sono? 42 persone hanno bisogno ancora di una casa. Non preoccupatevi, arriverà a casa per tutti. Ok, e sto cercando anche di rifare bene la strada, che deve essere un po' più grande, anche se nessuno la utilizzerà probabilmente. Ok. Vediamo un attimo il cibo, 45.000. Pff, va bene. Andiamo con ancora un po' di case.
Dato che ce l'abbiamo qua. I mean, why not? Ok, perfetto. E ovviamente qua ci mettiamo il grano wheat. Pa, pa, pa. Andata. Bene. Wait, ma siamo mica a capacità massima? Siamo a capacità massima. Serve un'altra chiesa. E quindi siamo già a due chiese. Mi sembra anche giusto. Mi sembra anche giusto. L'ospedale qua l'avevamo già fatto, se mi ricordo bene. Chiesa. Qua. Andata. Facile, facile. Solo 16 persone servono ancora la casa. Le case, e guardate quante ce n'è in arrivo. E io direi che siamo a posto a questo punto. Vi direi che quasi quasi non serve nemmeno fare questa zona, ma noi la faremo comunque. Un altro piccolo campo. E qua un frutteto invece. Mettetelo in farli troppo piccoli, perché sennò è uno spreco di personale. Ma sì, è vero, ok. Però questi sono anche estetici. Personale, non che non di personale, di persone. Qua ci sono ancora delle case in legno. Vai, rifate tutto. Credo che inizieremo a mettere su un'altra miniera di carbone per fare gli strumenti in acciaio. Perché quelli in ferro, ne abbiamo troppi, diciamo. Quindi, steel tool. Allora, qua ce n'è uno. Qua ce n'è un altro, steel tool. Te stai facendo decisamente tutti i vestiti. Dov'è l'altro fabbro? 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 No, davvero, dov'è? Mi sono perso un fabbo. Perché mi sono perso le strutture? È probabile che sia di qua allora il fabbro. Infatti, steel tool. Sapete cosa? Potremmo metterla di qua la miniera. Bah, guardate qua che bella proprio nella montagna così. Via, basta, adesso non interferirò più, giuro. Tutti a lavorare. Ok, va bene. Adesso basta cazzeggiare. Devo tenere decisamente sotto controllo il cibo, perché secondo me non ne ho messo su abbastanza. Infatti siamo scesi a 28.000. Wow, è un bel colpo questo. Ma gold non si fa intimorire. E quindi un'altra serie di campi verrà sfornata. The reserve of stone is low. Qua un frutteto. Why not? Ah yeah, frutteto. Subito lo posso fare. Cherry. So che non sto ancora variando, ma per ora voglio assicurare che la produzione di alcolici sia decisamente alta, principalmente. E, come immaginavo, non c'è abbastanza carbone. Boh, vediamo. Sicuramente dobbiamo attendere. E vedere un attimo come ce la caviamo. Qua mettiamo ancora grano. Ne arriva uno. Yeah. Vai. Rema. Rema. Devi remare. Ah, ho vinto io. Ho vinto io. Dai, su. Nulla che mi interessa. Grazie a Dio. L'altra miniera è fu. Perfetto. Però non di ferro. Di carbone, per favore. E sì, ho visto cosa ho fatto, quindi via. E a sto punto faccio anche rimuovere un po' di risorse qua, perché non capisco niente, se no. Ah, lì ci stanno le risorse. Qua è molto carino vederle così. Dà proprio un bel effetto, secondo me. Ok, studenti, ce n'è un fracco. Ah, è vero, devo dare le giuste persone qua alla miniera. Ok, ci siamo. Abbiamo riempito la nuova miniera e la nuova cava pure. Oh, così si capisce tutto molto meglio. Allora, partiamo anche così. E un'altra strada. Benissimo. Peccato che non si possa fare strada di qua. Sarebbe stato molto bello.
Qua dietro ci stanno bene altre case, se proprio vogliamo, o un altro pascolo in realtà. Vediamo. Che fai? Te ne privi? Vai, buttiamoci due case. E sono tentato davvero di fare un... No, proviamo la cremeria. La creamery. Vediamo cosa riusciamo a produrre. Mercante. Cos'hai? Milk, cream, eggs. Don't care, vai. Stavo pensando un attimo a cosa potremmo fare di qua, perché questa qua è ancora una delle zone vecchie. Sapete che questa è un'ottima domanda. Ma prima di tutto sì, rifacciamo le strade importanti. Creamery. Vediamo. Dov'è? Dairyman. Ma solo due ne richiedi? Ah no, ok, due per struttura. Dairyman. Dov'è? Eccolo qua. Altri due. Ah, fanno yogurt. Siamo al limite massimo di cibo. Oh, what? Direi che non c'è più nessun problema. Milk plus berries. No. Fammi formaggio. Fate formaggio. E quindi, che fai? Non ce lo metti un altro pascolo qua? Teoricamente no. Però ce lo mettiamo. Oddio, che strada. Qual è il pascolo massimo che posso fare? Troppo piccolo. Allora, facciamo così. Faccio un pascolo di questo tipo. E tutto qua invece poi mettiamo strade. Almeno sono un po' più veloci a muoversi. Questo è di ciliegie. I mean, vai, un altro. Ciliegie. Vai, abbiamo persone. Quanto vale? Siamo di nuovo al limite massimo per i prodotti. Wow. E credo che sia il caso di mettere giù un altro scambio. Un'altra zona di scambio. Se solo mi ricordassi dove sono, ovviamente. Qua, vero? Yes. Qua non mi ci stai. Qua non ci stai. Qua ci stai. Oh, così diamo un senso a questa zona. Anche se questa zona un senso non ce l'ha. Ovviamente il mio cervello doveva partorire una cosa del genere, quindi vi chiedo scusa. Comunque non ci sono più problemi, stiamo utilizzando finalmente gli attrezzi di acciaio. Allora, di qua cerchiamo di rimetterci un po' di verde. Cherry. Perché sennò arriviamo al punto in cui non abbiamo più persone. Cioè non abbiamo più cose da far fare alle persone. Ok, no, qua non c'è nemmeno spazio. Proprio schifo sta zona. A questo punto continueranno a crescere le persone fino a quando non diventerà ingestibile la situazione. Da questa base di gioco ci si può fare letteralmente qualsiasi cosa. Posso costruire anche una nuova zona intera dal nulla letteralmente, e ce la farebbero comunque. Va bene, semplicemente andiamo avanti e vediamo cosa succede. Cioè, quali sono i problemi ipoteticamente che andiamo ad incontrare e come posso risolverli. Inoltre, grafici, cibo sta salendo di nuovo. Cos'è che hai te? Niente che mi interessi, seriamente. Fin dove arriva questo mercato? Che arriva fino qua. Quindi se io facessi qua un altro centro cittadino, nessuno dispiacerebbe. Tipo qua, in questo modo. Questa è proprio espansione selvaggia, comunque, ragazzi. Perché in tre episodi abbiamo fatto tre nuovi centri cittadini. Dov'è che stavo costruendo? Ah, di qua, ok. Remove resources.
Deforestazione? Qualcuno ha detto deforestazione? Ed adesso stiamo avendo tante persone. Parecchie persone. Abbastanza da non sapere cosa farci. Questa è produzione intensiva, comunque. Pecan. Allora, squash ce l'abbiamo, me lo ricordo. Ed è qua. Ok, pecan. Non ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo, quindi pecan. Cabbage ce l'abbiamo, potato ce l'abbiamo, apple ce l'abbiamo, bean ce l'abbiamo. Dai, ci compriamo quello di noci pecan. Fatto con il firewood. Trade. A questo punto comprerei anche tutto il tuo latte, se permetti. Posto. Andata. Yes, dismiss. Ci rimangono due semi ancora. Bene. Altro 20x4 qua a fianco. Nomadi. Nomadi, non ci credo ancora. Altri nomadi. Quanti sono stavolta? Più di 60, secondo me. 70 nomadi.